Buongiorno a tutti. Allora, oggi devo parlarvi a 360 gradi di interventi di gestione e conservazione della fauna in Sardegna. Un argomento complesso e completo perché non riguarda solo il cervo sardo, ma riguarda tutto il progetto di pianificazione e programmazione faunistico venatoria. Chiaramente cercherò di rientrare nei tempi previsti e quindi di andare spedito. Porto i saluti dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente e del direttore generale che forse più tardi ci raggiungerà. E anche i saluti del professor Apollonio che per motivi di trasporti oggi non è potuto essere qui presente oggi. Innanzitutto mi presento e ci presento, siamo l'assessorato alla difesa dell'ambiente, istituto regionale fauna selvatica, una regione così complessa dal punto di vista faunistico, con un istituto che oggi è rappresentato qua nella sua interezza. Ringrazio infatti i colleghi Franco Garau e Paolo Nida che rappresentano insieme a me l'istituto regionale fauna selvatica. Quali sono i compiti dell'istituto? Si tratta di un organismo tecnico-scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat, perché è calata in un contesto, quindi è solo conservando l'habitat che si può pensare a conservare anche la fauna selvatica. Ci occupiamo anche di pianificazione dell'attività venatoria. Ho appena detto che l'istituto regionale composto da poche persone, ma in realtà beneficia della collaborazione di enti e amministrazioni che a diverso titolo, sotto forma di accordi di collaborazione, convenzioni, collaborano con l'Istituto regionale Fauna per ottenere dei risultati di pianificazione e programmazione faunistica. Io oggi mi sento in dovere, mi fa piacere anche in questa sede ringraziare in particolare i servizi veterinari. Servizi veterinari che, come diceva ieri il dottor Mandas, rappresentano una colonna portante di tutte le attività faunistiche che vengono fatte nel territorio regionale. Fauna selvatica, dal punto di vista conservazionistico, richiede anche delle gestioni sanitarie. Questo viene fatto dai veterinari di Forestas, ma viene fatto dai veterinari delle province, ma viene fatto soprattutto dai veterinari pubblici del Servizio Sanitario Regionale, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, quindi dall'Osservatorio Faunistico, e dagli ordini professionali dei veterinari che organizzano sempre corsi di aggiornamento per formare i propri professionisti. Quindi si parla di pianificazione, si tratta in realtà di un progetto che richiede delle fondamenta e delle basi. Queste basi sono complesse e nascono con la legge 157/92 e poi successivamente con la legge regionale 23 del 98. Le basi di questa casa si chiamano Piano Faunistico Venatorio Regionale. Se ne è parlato ieri, Ignazio Tolu l'ha accennato, e anche se è stata detta una cosa non aggiornata, e cioè il piano regionale faunistico ha concluso finalmente il suo iter. Significa che ha concluso la VAS, ha concluso la valutazione di incidenza e quindi è allo stato attuale depositato presso il sistema Borsa Digitale per la sua approvazione. Che cos'è il piano regionale faunistico? È quello strumento che divide la Sardegna in superfici agro-silvo-pastorale vocate alla fauna selvatica e queste superfici sono dettate dalla legge come percentuali, rappresentano degli istituti di protezione, degli istituti di gestione privata o degli istituti venatori nei quali può essere esercitata a diverso titolo una gestione sulla fauna selvatica, che può essere anche fauna selvatica prelevabile dall'attività venatoria.
Il piano regionale faunistico si basa su uno strumento che è fondamentale, che si chiama Carta delle vocazioni faunistiche. La Carta delle vocazioni faunistiche è quello strumento che serve per adottare le scelte gestionali, le scelte di cui abbiamo sentito parlare ieri e di cui sentiremo parlare anche oggi. È un documento complesso, ma vi ho messo questa slide per dire che è stato elaborato da diverse università italiane e sarde e un sottoprogetto, il numero 3, rappresenta lo studio relativo agli ungulati selvatici. Il professor Apollonio quindi aveva predisposto queste slide. Ricordo che la Carta delle vocazioni faunistiche è stata approvata nel 2006, ma elaborata nel 2005, e è stata aggiornata nel 2012. Questa slide e queste immagini sono state utilizzate molto in questi giorni. Io in realtà voglio solo dirvi che per quanto riguarda l'areale di presenza attuale, dove per attuale si intende l'anno in cui è stata predisposta la carta, l'aggiornamento della carta delle vocazioni faunistiche, rispetto alla prima elaborato c'è stato un aumento di areale di presenza del cervo sardo, quindi espresso in ettari, del 22%. Nel sottoprogetto ungulati, a proposito del cervo sardo, è stata fatta un'analisi molto complessa sulla presenza-assenza come modello di vocazione di presenza-assenza del cervo sardo, ma soprattutto in base alla vocazione del territorio come densità potenziale. Ecco come per quanto riguarda il cervo sardo si può stimare una superficie vocata per 303.000 ettari complessivi. Sistemi di prevenzione sono stati tanti messi in questi anni, questi sono alcuni esempi, e questo invece è quello che dovrà essere fatto in Sardegna nel prossimo futuro, cioè utilizzare un sistema sperimentato per la prima volta, Life Strade, con dei sensori e una termocamera simile a quella che ci ha descritto ieri la dottoressa Franzetti. Funziona molto bene soprattutto sulle strade con macchia mediterranea a ridosso della carreggiata. Ho concluso con questa slide solo per dire che le opere di prevenzione per le produzioni agricole, a seguito di una direttiva comunitaria che riguarda gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, prevede la possibilità di finanziarli solo a valere del piano di sviluppo rurale, quindi del PSR. Ma dal punto di vista quindi gestionali, quali sono le conclusioni che possono essere fatte? Bisogna investire, come è stato detto ieri da diversi relatori, sullo studio, sulla conoscenza, quindi sui censimenti e sulla collaborazione, così come si fa da anni in Sardegna, tra pubbliche amministrazioni e anche tra privati e associazioni. Bisogna investire sulla salute, quindi aspetti sanitari, ma bisogna investire sulla normativa e quindi una riforma organica della 23 è ormai necessaria e indispensabile, un'approvazione di un piano che è già predisposto dal punto di vista tecnico, ma aspetta solo la sua approvazione, e successivamente una gestione delle popolazioni in ambito locale con il coordinamento di quell'ente deputato ai sensi della 23, che è l'amministrazione provinciale, e il supporto che diamo sempre dell'Istituto regionale Fauna Selvatica e dell'assessorato della difesa dell'ambiente. Vi ringrazio.